Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di vaccini e lo facciamo andando a Chieti, dove per noi c'è Paolo Renzetti, che è all'esterno dell'ex nosocomio Santissima Annunziata. Allora andiamo in diretta proprio da Chieti, dove questa mattina, anzi poco fa, si è svolto poco fa il Vaccination Day, così è stato chiamato. Linea a te, Paolo. Esattamente, esattamente, proprio così Alfredo, grazie, buongiorno a te, ai nostri telespettatori in diretta da Chieti. Hai detto bene, siamo all'esterno dell'ex ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove si è conclusa da poco questa giornata del vaccino. Io ringrazio sentitamente il direttore sanitario aziendale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, il dottor Angelo Muraglia, che è al nostro fianco, per aver accettato il nostro invito. Dottor Muraglia, la giornata del vaccino, perché mai come quest'anno il messaggio è uno solo: bisogna vaccinarsi, è importante vaccinarsi. Certo, bisogna vaccinarsi perché nella imminente, appunto, stagione influenzale la co-circolazione del virus influenzale con il coronavirus potrebbe naturalmente procurare delle situazioni di non semplice, diciamo, governo, soprattutto per quanto riguarda i servizi sanitari della nostra regione, della nostra ASL. E pertanto abbiamo ritenuto di organizzarci come azienda sanitaria, utilizzando tutte le leve naturalmente dei nostri ambulatori vaccinali che già avevamo, che erano 8, sino ad arrivare a 21 punti vaccinali per garantire a tutti i cittadini del territorio di Chieti, che fanno parte appunto del nostro bacino di utenza della nostra ASL, la possibilità appunto di vaccinarsi e vaccinarsi in sicurezza. È stato, diciamo, un lavoro che abbiamo già diciamo, implementato da diversi giorni con tutti gli attori della nostra ASL, quindi i servizi vaccinali, i laboratori di analisi e tutte quelle persone che abbiamo, diciamo così, reclutato per poter far fronte a questa campagna vaccinale che speriamo, insomma, che possa avere una adesione quanto più possibile, anche per raggiungere quei target che il Ministero si è prefissato. Dottor Muraglia, questa mattina ci sono stati dei testimonial d'eccezione per questa giornata del vaccino, il prefetto di Chieti, gli arcivescovi delle diocesi di Chieti Vasto e Lanciano Ortona, c'era anche il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, il sindaco di Chieti, insomma i vertici delle forze dell'ordine, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. È importante vaccinarsi, insomma, questa mattina queste personalità importanti di Chieti e della provincia di Chieti sono venuti proprio a dimostrare questo, a lanciare anche loro questo messaggio. È stato un segnale bellissimo in quanto a noi è deputata appunto l'organizzazione, però oltre alle leve organizzative ci sono anche le leve, diciamo, di emulazione, di alcune persone che hanno dimostrato questa sensibilità e quindi naturalmente avendo avuto sia le autorità civili, militari e religiose a dare l'esempio praticamente per la vaccinazione e vaccinarsi è stata sicuramente una scelta diciamo, da prendere in considerazione e da tenere sempre presente e magari si facessero anche queste, diciamo, situazioni in altre problematiche, in altre criticità che abbiamo nel nostro sistema. Alfredo, linea a te per una domanda con il dottor Muraglia che ovviamente ci ascolta. Paolo, prima di fare la mia domanda vorrei far ascoltare al dottor Muraglia l'intervista che ha registrato questa mattina con il presidente di Federfarma Pescara Zenobi, in maniera tale da introdurre anche il tema tanto dibattuto della disponibilità dei vaccini. Allora, se la regia è pronta, possiamo vedere il Perfetto. contributo e poi torniamo da te col dottor Muraglia. Vaccini introvabili nelle farmacie, siamo ad ottobre, dottor Zenobi, una situazione difficile e complicata. Ai vostri clienti siete costretti a dire che il vaccino non c'è.
Sì, la situazione è sicuramente complessa, i vaccini arrivano sul territorio attraverso due vie, gare che fanno le ASL per i medici in generale, i pediatri di libera scelta, e qualcosa è arrivato, ma servono fondamentalmente per i pazienti over 65 anni e i soggetti a rischio, ma per tutti gli altri soggetti che si volessero vaccinare, quindi fuori da il soggetto attivo che vuole vaccinarsi per essere più tranquillo e più sicuro, sul territorio vaccini allo stato attuale non ci sono, perché chiaramente quelli vengono distribuiti attraverso altri canali. Esiste un provvedimento, un progetto da parte della Protezione Civile per importare una dose di vaccini, un quantitativo di vaccini proprio per questo tipo di impieghi, quindi per le farmacie territoriali. Allo stato attuale però non sappiamo ancora in che quantitativo né quando arriveranno. La situazione che potrebbe cambiare, migliorare nelle prossime settimane, c'è questa speranza? In funzione di questo ordinativo, poi dipende, se sarà 1 milione di pezzi, 1 milione e mezzo di pezzi una cosa, se sarà meno saranno sempre pochi. Farmacie prese d'assalto, tantissimi clienti chiedono il vaccino, voi non sapete come rispondere? Ovviamente le richieste sono tante, questo è evidente, anche perché c'è stata una campagna pro vaccino, di vaccinazione, che serve anche a fare un minimo di screening differenziale rispetto all'eventuale infezione da Covid. Allo stato attuale però, ripeto, purtroppo disponibilità non c'è. E quelle persone che devono essere vaccinate perché per legge, per gli over 65, le persone malate, i vaccini bene o male arriveranno, ma gli altri rischiano di rimanerne senza. Ma gli altri allo stato attuale, per gli altri allo stato attuale non ci sono. La realtà è questa, se non arriva questa fornitura da parte di Protezione Civile, noi non riusciamo a reperirli. Insomma, dottor Muraglia, vaccini che purtroppo non sembrano disponibili per tutti, che cosa ci può dire a questo riguardo e come sta lavorando la ASL, credo in coordinamento anche con la Regione, per cercare di venire incontro alle tante richieste? Allora, riguardo all'approvvigionamento dei vaccini, noi abbiamo un cronoprogramma di approvvigionamento che naturalmente è cadenzato in diverse settimane. Adesso ne sono arrivate la settimana scorsa una certa quantità, il 12 un'altra quantità, non le dico quanto perché c'è un servizio competente in materia, e credo che adesso anche il 19 di ottobre ci saranno un altro quantitativo di vaccini, come anche il 26 di ottobre, quindi c'è un cronoprogramma di approvvigionamento dei vaccini, tenendo conto che naturalmente chi ha fatto la gara è il soggetto aggregatore, insomma, della Regione. Perché, dottor Muraglia, c'è questo doppio binario? Che cosa succede nell'approvvigionamento dei vaccini tra le farmacie e invece... Prego, prego. No. Beh, vabbè, la farmacia intanto è un servizio, seppur è privato, e quindi è pur sempre un servizio pubblico, però noi l'approvvigionamento è stato fatto con il soggetto aggregatore che ha fatto questa gara, e quindi praticamente c'è la disponibilità per quanto riguarda le aziende sanitarie di un cronoprogramma di consegna dei vaccini, perché chi deve consegnare i vaccini sono delle case farmaceutiche che distribuiscono praticamente in tutta Italia o in tutta Europa e in tutto il mondo. Insomma. Chi vuole fare il vaccino, dottor Muraglia, è l'ultima domanda che le faccio, cosa deve fare? Diamo anche qualche informazione pratica a chi ci sta seguendo da casa. Sì, allora noi abbiamo aumentato i punti vaccinali, dicevo prima, da 8 punti vaccinali sino a 21, utilizzando anche i centri prelievo dei laboratori di analisi che la mattina sono impegnati per il laboratorio, per gli esami di laboratorio, ma il pomeriggio sono praticamente impegnati a vaccinare, così come anche i presidi territoriali di assistenza e così come anche alcune sedi USCA, e utilizzando anche i nostri medici USCA. Paolo. E naturalmente lì ci sono tutti i numeri di telefono per prendere l'appuntamento naturalmente e vaccinarsi, perché anche la vaccinazione bisogna fare naturalmente una anamnesi, bisogna compilare una scheda, bisogna avere un consenso informato da parte del cittadino, non è una semplice, diciamo, punturina, ma è più semplice un atto che naturalmente è un atto sanitario che deve essere eseguito in sicurezza e con tutte le precauzioni del caso. Per chiudere, dottor Muraglia, l'auspicio, l'augurio, insomma, che un po' tutti alla fine possano ricevere il vaccino, chi prima, chi dopo, anche perché ci sarà tempo
per diversi mesi per potersi vaccinare. Qual è il termine ultimo? Certamente le campagne vaccinali sicuramente slitterà sino a gennaio, quindi diciamo che si avrà tutto quanto il tempo anche per l'approvvigionamento di cui sentivo prima parlare il Zenobi per quanto riguarda le farmacie. Grazie al dottor Angelo Muraglia, direttore sanitario aziendale della ASL di Lanciano Vasto Chieti. Per il momento da Chieti linea che può tornare allo studio, a te Alfredo. Sì Paolo, grazie. Tra poco poi torneremo da te anche per un'altra notizia che riguarda invece Ortona e quello che sta accadendo a livello del focolaio di Legionella individuato, c'è anche un decesso, ma poi vedremo tutto con Paolo Renzetti tra poco. Nel frattempo parliamo dell'emergenza Covid, isolamento fiduciario a Montorio e Alvomano per 350 persone. I positivi fino ad oggi sono risultati essere 11, tra i quali due medici di base e un'infermiera. Il comune e la ASL di Teramo hanno predisposto già per domani mattina i tamponi a tutte le persone in isolamento. Il sindaco Altitonante assicura che la situazione non è grave e che si tratta di un intervento preventivo. Sentiamo nel servizio di Tania Bonici Castelli. Numeri Covid che fanno spavento nel piccolo comune di Montorio Alvomano, 11 positivi, tra cui due medici di base e un'infermiera del poliambulatorio UCCP. I sanitari recentemente sarebbero entrati in contatto con centinaia di pazienti, molti dei quali fragili, e così è scattato per 350 persone l'isolamento fiduciario. Tempestivo l'intervento di Comune ASL che, grazie anche alla protezione civile, hanno contattato e tracciato tutte le persone che erano venute a contatto con i positivi. Il poliambulatorio di Montorio è rimasto chiuso per una sola giornata, giusto il tempo di sanificarlo completamente, ed è già di nuovo operativo e fruibile da parte della popolazione. La situazione non è grave, spiega il sindaco Fabio Altitonante, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Si tratta di una misura precauzionale per evitare ogni forma di lockdown totale del comune di Montorio. Abbiamo chiesto supporto all'ASL di Teramo, continua Altitonante, che ringrazio per l'operatività immediata. Tra poche ore, infatti, tutte le persone in isolamento saranno sottoposte a tampone e questo eviterà chiusure generalizzate disastrose per la nostra economia. A Montorio, dunque, tutto resta aperto e funzionante. Anche gli animi dei cittadini sono sereni, assicura ancora il nuovo sindaco. Le misure di prevenzione a tappeto che stiamo adottando li metterà al riparo da ulteriori contagi. Anche all'UCCP di circonvallazione Ragusa di Teramo, durante i controlli obbligatori, è risultato positivo un medico di base. Il poliambulatorio è rimasto chiuso per poche ore e una volta sanificato ha ripreso a funzionare normalmente. Due positività anche tra il personale medico del Mazzini. L'ASL ha immediatamente applicato i protocolli di sicurezza garantendo comunque i servizi. Al momento la linea che emerge in caso di positività al Covid per scuole ed altre strutture pubbliche è questa: tracciamento con isolamento fiduciario, tamponi a tappeto, sanificazione degli ambienti, ma nessuna chiusura prolungata. Ancora Covid, si aggrava sempre di più la già allarmante situazione del focolaio in atto nella RSA dell'Istituto Don Orione di Avezzano, che sta facendo preoccupare non poco le autorità sanitarie. Dagli esami di ieri pomeriggio i casi di positività sono passati da peggiorati rispetto ai 70 emersi, sono complessivamente 100, di cui circa 85 anziani e la restante parte operatori sanitari, un numero rilevante che potrebbe mettere in ginocchio gli ospedali della provincia, già aggravati da una pressione notevole vista l'impennata dei contagi nei giorni scorsi. I tamponi negativi sono riferiti ad altri 35 ospiti che sono stati trasferiti al terzo piano per essere isolati rispetto ai malati Covid. Nel primo piano si è insediato un reparto apposito e si controllano da vicino le condizioni dei pazienti. A tale proposito dovrebbero essere solo 4 gli anziani ricoverati in ospedale, tra cui il sacerdote che chiaramente andando in giro con la febbre avrebbe contagiato molti ospiti. Nella struttura religiosa sono presenti circa 120 anziani e una 60 di medici e paramedici. E come detto, torniamo adesso a Chieti da Paolo Renzetti, perché c'è allarme anche ad Ortona per una problematica legata alla Legionella. Prima di passare da te Paolo faccio vedere il post, prego la regia
di metterlo in onda il post fatto dal sindaco di Ortona Leo Castiglione, nel quale si annuncia, Paolo, la problematica, eccolo qui il post, la problematica Legionella ad Ortona con l'ASL e l'ARTA che hanno attivato le procedure del caso. Allinea a te, Paolo. Sì, grazie Alfredo. Prendiamo nuovamente la linea in diretta. Siamo sempre all'esterno dell'ex ospedale Santissima Annunziata di Chieti, perché questa mattina si sta parlando in maniera diffusa anche di questo allarme Legionella che ha riguardato nelle ultime ore Ortona, con 8 casi accertati. 7 persone sono ricoverate in ospedale, negli ospedali di Chieti, di Lanciano e di Sulmona. Purtroppo nei giorni scorsi, tra l'altro, c'era stato il decesso di una donna che però soffriva anche di altre patologie. Allora, per fare il punto della situazione su questo allarme Legionella di Ortona, abbiamo ascoltato, vi proporremo adesso l'intervista con la dottoressa Ada Mammarella, responsabile dell'unità operativa di igiene e sanità della ASL di Chieti, che sta seguendo proprio questo allarme Legionella ad Ortona. Vediamo il contributo filmato con l'intervista alla dottoressa Mammarella. Emergenza Legionella ad Ortona, nelle ultime ore si sono verificati diversi casi. Dottoressa Mammarella, qual è al momento la situazione? Al momento la situazione che abbiamo avuto, abbiamo 8 casi di Legionella sul comune di Ortona, ma non all'interno del centro storico, ma in periferia, in 3 contrade diverse. Per cui abbiamo già attivato l'ARTA. Abbiamo fatto le indagini epidemiologiche dei vari casi, ci abbiamo anche interessato l'Istituto Superiore di Sanità, l'ARTA nei prossimi giorni andranno a fare i campionamenti nelle varie abitazioni, nelle varie strutture che gli indicheremo, e dopodiché aspettiamo un po' gli esiti. Quali le possibili cause? Allora, al momento non ci risultano fattori comuni all'interno di questi casi, abbiamo solamente verificato, con, giustamente ci è stato detto dal sindaco del comune di Ortona, che ci sono state, presumiamo, siccome ci sono state delle interruzioni della rete idrica potabile per lavori di sistemazione da parte dell'ente gestore, e alcune di queste abitazioni avevano degli autoclavi come per la distribuzione della rete idrica, quindi si presume, presumiamo per il momento, non c'è nulla di certo. 7 persone ricoverate in ospedale, in diversi ospedali. 8 persone ricoverate, sì. C'è stato anche un decesso? Sì, c'è stato un decesso, abbiamo 2 persone ricoverate in rianimazione, le altre persone sono ricoverate in degenza normale. Dunque, questo il contributo con la dottoressa Mammarella per l'allarme Legionella ad Ortona. Torneremo a parlarne anche nelle prossime ore. Per il momento è tutto da Chieti. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. A te, Alfredo. Sì, grazie a Paolo Renzetti. Noi proseguiamo con il nostro giornale. Restiamo a Chieti per occuparci di cronaca con i finanzieri della sezione tutela economia del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza Teatina, che hanno concluso un'indagine nei confronti di una cooperativa di lavoro proprietaria di un centro estetico a San Giovanni Teatino e di un salone per parrucchieri a Chieti Scalo, scoprendo un'evasione fiscale di oltre 2 milioni di euro ed una significativa evasione contributiva che è stata segnalata all'INPS. Vediamo il servizio. 2 milioni di euro, tanto aveva evaso, secondo la Guardia di Finanza di Chieti, una cooperativa di lavoro proprietaria di un centro estetico a San Giovanni Teatino e di un salone per parrucchieri a Chieti Scalo. Oltre all'evasione fiscale, per un triennio la cooperativa ha impiegato parrucchieri, estetisti e addetti alla reception in nero e in maniera irregolare, generando anche una consistente evasione contributiva ai danni dell'INPS. Tra i lavoratori c'era anche chi percepiva l'indennità di disoccupazione e pertanto, anche in questo caso, sono scattate le segnalazioni
assicurazioni all'istituto previdenziale. In più non venivano rispettati i dettami dei contratti di lavoro per quanto concerne i riposi settimanali, gli orari e la tracciabilità del salario, cosa che ha fatto scattare una sanzione di 180.000 euro. Nel corso delle indagini durate oltre un anno, i finanzieri hanno accertato l'indebita percezione di contributi regionali per promuovere l'occupazione ottenuti grazie a false attestazioni di regolarità contributiva per circa 200.000 euro, dei quali metà già erogati e la restante parte bloccata proprio dall'intervento tempestivo delle Fiamme Gialle. Le somme illecitamente percepite, secondo la Guardia di Finanza, sarebbero state reimpiegate in un'altra attività immobiliare della famiglia titolare della cooperativa ed utilizzate per l'acquisto all'asta di una villa attraverso un raffinato meccanismo che aveva lo scopo di occultare la provenienza pubblica del denaro ed impedire così di risalire all'origine illecita delle somme. Due persone, un uomo e una donna, legali rappresentanti delle società oggetto di indagine, sono state denunciate per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e riciclaggio. Le Fiamme Gialle hanno anche posto sotto sequestro per equivalente 25.000 euro e quota parte di un immobile per un valore di altri 67.000 euro. Il legale rappresentante della cooperativa invece è sotto obbligo di dimora ed è stato interdetto per 12 mesi dall'esercizio dell'attività imprenditoriale. Altra operazione della Guardia di Finanza, questa volta nel Teramano, contro false attestazioni per aggiudicarsi i contributi di autonoma sistemazione. 81 falsi terremotati sono stati scoperti per un giro di 1,5 milioni di euro. Vediamo. C'era chi aveva dichiarato di lavarsi con l'acqua piovana o scaldarsi con la stufa a legna per giustificare i mancati consumi delle utenze. Chi invece aveva indicato la propria abitazione alla data del sisma in quella che poi si è rivelato una stalla, oppure chi, detenuto, soggiornava fittiziamente in albergo. 81 i finti terremotati scoperti dalla Guardia di Finanza di Teramo, che hanno percepito complessivamente 1,5 milioni di contributi di autonoma sistemazione. Nel giro delle false attestazioni ci sono anche due amministratori locali che sono stati denunciati per abuso d'ufficio. Del 1,5 milioni di fondi percepiti indebitamente, 884.000 euro sono stati oggetto di sequestro preventivo da parte dei finanzieri, mentre solo in 4 hanno deciso di restituire quanto illecitamente percepito, circa 54.000 euro. I fondi pubblici sono destinati ad aiutare le persone colpite, in questo caso, dal sisma del centro Italia del 2016, che ha ferito in modo profondo anche il Teramano. Le persone denunciate dunque hanno sottoscritto false dichiarazioni di residenza in paesi del cratere sismico per accedere al contributo mensile riservato a coloro che, una volta dichiarata l'inagibilità della propria abitazione, abbiano provveduto a trovare un alloggio alternativo in maniera autonoma. E adesso siamo alla pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B e del Pescara. Emergenza in attacco per il Delfino dopo Seter, che sarà fuori per oltre 10 giorni a causa di uno stiramento. Si blocca anche Asensio, l'attaccante spagnolo è in forte dubbio infatti per la partita di sabato contro l'Empoli, e in caso di una sua molto probabile assenza si apre un ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Belloni e Bocic. Non è esclusa neanche la soluzione di Galano, falso 9. Non finiscono qui i grattacapi per Massimo Oddo, che deve pensare anche alla sostituzione di Bellanova, che ricorderete è fermo per la positività al Covid-19. La soluzione più logica è Balzano, che però è rientrato da poco e non ha i 90 minuti nelle gambe. Continuiamo a parlare del Pescara, perché sulle prospettive della stagione biancazzurra abbiamo interpellato il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, il quale per motivi affettivi è legato alla città di Pescara. Dal club rossoblù sono arrivati Jarosinski, Asensio e Omeonga. L'ex DS del Parma ne approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Vediamo l'intervista. No, a me quello che dà fastidio è che nell'ultima annata io ho tifato il Pescara, speravo che si salvasse, anzi speravo che facesse pure ancora meglio. E degli attacchi sul personale che non mi piacciono, e se qualcuno ha da dirmi qualcosa sa dove trovarmi, voglio dire. Mi ha dato proprio fastidio, ma più che altro per la mia famiglia. Io il mio lavoro lo so che vivo in base ai risultati, però se io do una mano al Pescara è perché ci tengo, perché mi faccio vedere in giro, non certo mi nascondo,
e della pubblicità a regresso senza farsi vedere. Io preferisco lo scontro e poi andare a cena la sera e chiarirsi, però io quello che faccio e ho fatto lo faccio per il bene del Pescara, per cui dei giocatori che sono stati comprati o venduti dalla mia squadra qui, e penso che abbiano fatto bene quest'anno, Jarosiski, Omeonga e Asensio, e penso può parlare anche il mercato, che erano giocatori che avevano altre situazioni. Poi è normale che con i rapporti con la città, che è una città importante, una tifoseria ambiziosa, Asensio, Omeonga e Jarosiski preferiscono venire qua. Penso che l'anno scorso il campionato non è andato come doveva, però Galano è uno che ha fatto tanti gol, e Machine era stato lì e aveva fatto bene, l'anno prima me l'ho tenuto e aveva fatto una partita comprandolo a Pescara, per cui se non do una mano io non vedo gli altri in generale. Che ruolo potrà recitare il Pescara in questo torneo? Il campionato è un campionato sempre difficile, ci sono sempre delle sorprese, e vedi l'anno scorso, vedi 2 anni fa, è normale che io mi auguro e spero che si possa fare bene. Da archiviare subito la sconfitta di Reggio, perché seguo e mi rammarico quando vedo che sullo 0-0 si sbaglia il rigore e poi si perde 3-0, non è bellissimo. Ancora calcio, Serie C, in casa Teramo c'è rinnovata autostima e fiducia nei propri mezzi dopo l'inizio positivo della stagione. Il capitano dei biancorossi Arrigoni racconta cosa è cambiato nello spogliatoio e loda il lavoro del tecnico Paci. Il centrocampista infine auspica un Bonolis al massimo della capienza possibile per ritrovare anche il supporto del pubblico amico. Vediamo. È cambiato tanto, io adesso mi ricordo che per fare un esempio, l'anno scorso ho fatto la conferenza dopo Monopoli e quest'anno la rifaccio, e penso che sia l'esempio di cosa è cambiato, nel senso che se pensiamo alla partita dell'anno scorso a Monopoli e pensiamo a quella di quest'anno, ci sono un bel po' di differenze, per fortuna positive, e quindi siamo contenti. È cambiata tanto la mentalità, è cambiata lo spirito che c'è qui al campo, tutti gli allenamenti, tutti i giorni. Stiamo bene insieme, ci divertiamo e ci alleniamo nella maniera più giusta possibile. I secondi anni nelle varie squadre in cui sono stato sono sempre andati meglio. Poi dopo non è una cosa automatica, perché non è che perché sei già insieme da un anno, allora per forza le cose vanno bene. Siamo stati bravi noi ad affrontare un periodo travagliato, perché non lo nascondiamo che è stato un periodo travagliato per tutti, però proprio in questo momento siamo stati bravi a compattarci, a trovare lo spirito giusto, e poi sicuramente siamo stati fortunati a trovare un mister come Paci che ci ha messo tanto del suo per tirar fuori veramente lo spirito giusto da questa squadra e per darci una mentalità che secondo me ci porterà lontano. Tante volte un calciatore, comunque parlo per me ma parlo in generale per un calciatore, ha bisogno di un ambiente giusto e di un contesto giusto, ecco, mettiamola così. E io credo che in questo momento per chiunque sia facile far bene nel Teramo in questo momento. Speriamo nel vedere al massimo possibile della capienza che c'è in questo momento, di riempire la capienza che ci concedono. Sarebbe già un passo importante per incominciare a riassaporare un po' quello che può essere un'atmosfera di uno stadio con della gente. Sicuramente è strano, anche se purtroppo ci stiamo quasi abituando a giocare in stadi senza pubblico. Forse questo è il brutto che sta succedendo. Che mi ricordo la prima partita che facevi senza pubblico, era una roba stranissima. Adesso sembra quasi normalità. Quindi mi auguro che al più presto si possa rivivere una partita con in più quell'atmosfera lì, ecco. Lasciamo il calcio, si correrà domenica prossima la Maratona d'Annunziana, organizzata dalla SD Vinifantini in collaborazione con la WISP e patrocinata dal Comune di Pescara. Vediamo i dettagli nel servizio.
Torna la maratona d'Annunziana, 20ª edizione Alberico di Cecco. Nonostante tutto, la manifestazione si svolgerà con la presenza di 1000 partecipanti. È una grossa responsabilità, ma devo dire la fiducia che ci ha dato il mondo podistico abruzzese, ma anche delle regioni limitrofe, è enorme, perché in un momento in cui il Covid pregiudica un po' tutto, i numeri della maratona d'Annunziana sono esattamente quelli di sempre, forse ancora di più, e quindi abbiamo innanzitutto spalmato l'evento che si faceva in una mattinata in due giornate intere di sport e di solidarietà. Quindi sabato mattina aprirà già alle 9 il villaggio Maratona e la segreteria iscrizioni a Piazza Salotto, a Piazza della Rinascita a Pescara, e quindi tutta la gente che dovrà gareggiare domenica potrà venire a Piazza Salotto, ritirare il pettorale, non creare assolutamente assembramenti, non creare file, non creare nulla. Abbiamo addirittura creato delle fasce orarie in base appunto alla provenienza delle persone. Noi come amministrazione comunale ci siamo impegnati insieme agli organizzatori ad avere un evento nella massima sicurezza, infatti tanta attenzione da parte degli organizzatori della WISP Abruzzo e Molise e dei giudici di gara nell'applicazione delle regole anti-Covid-19. Abbinamento felice tra la solidarietà e la maratona d'Annunziana. Consideriamo che l'evento viene fatto nel mese di ottobre, dove la LILT fa propaganda per la prevenzione, la politica prevenzione. Noi come amministrazione comunale abbiamo aderito con entusiasmo, accendendo di rosa il ponte Flaiano e la torre civica. È tutto per questa prima edizione del TG6, prossimo aggiornamento alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.